Qui tu gentili telespettatori, la più cordiale buonasera. La porta di Amburgo dove si è iniziato dell'incontro. In parità, l'Italia ha perso il debut di questo europeo. Primo set, quindi pronta la legge degli azzurri. Secondo set, in 23 minuti, di rispetto il terzo dettaglio. Quando giochiamo che per 10 anni, il giorno di 3 metri, di 14 anni. Dall'altra parte di Mount, due per il Grebic, Pulic, poi il Cipriano, il Pedeb, il terzo set, il Mario Cometa, Piale, di Cometa, addirittura la bellezza di 7 palle, 7, per poi crollare l'ottava con un paio di errori di troppo e punteggio finale di 17-15. Non c'è stata partita nel corso del secondo set, gli azzurri sono fermati 15-6. Cambiata parzialmente la formazione, Velasco ha iniziato con il contesto, Toffoli, regia Botto, Gianni e è entrato Luca Cantagalli che poi è rimasto stabilmente in campo al posto di Andrea Gianni. Toffoli per Margutti, pallonetto spinto di Stefano Margutti, schiacciatore del messaggero di Ravenna, a buon gioco, eccolo inquadrato, Margutti alternato delle buone schiacciate a qualche errore di troppo. Urnaut sta giocando molto bene, Thierry Giacomo. 6 punti Cantagalli in sezione coperta, un po' nel territorio. Cantagalli mette il pallone a terra, taglia che deve recuperare un po' iniziale del terzo set. Azzurri che vanno di Loria, hanno vinto 0 con Slacchia, Lucchetta, ma poi arriva numero 4 Stanaskovic, mette il pallone a terra, strilla anche un po' troppo sotto rete contro gli azzurri. 1-0 per la Jugoslavia. Kulic il palleggiatore Jugoslavia. Pall'alta di Toffoli per Cantagalli, non ha problemi contro il Mura 1, importante il recupero di Cantagalli, titolare inamovibile fino a pochi giorni dall'europeo, poi si è ritrovato in panchina insieme a Bernardi. Adesso Velasco ha iniziato però la sua opera di recupero. La partita con la Cecoslovacchia ha giocato prima Bernardi e poi sia Bernardi che Cantagalli. Oggi sta giocando abbastanza bene Luca Cantagalli che ha già realizzato 5 punti. Out, forza troppo in battuta. 11 di errori per la Jugoslavia in battuta, 6 quelli della squadra italiana. Luca Cantagalli batte corto, problemi di ricezione per gli slavi. Schiata infrazione al palleggiatore Kulic. Situazione di parità 1-1, la Jugoslavia non ha più chance di qualificarsi per le semifinali, naturalmente per quel che riguarda i primi 4 posti. La squadra allenata da Grozdanovic ha perso 2 partite che hanno un po' del clamoroso, una per 3-1 contro la Bulgaria con tutti i set terminati ai vantaggi e la Jugoslavia spesso e volentieri in vantaggio, la seconda addirittura contro l'Olanda dove erano in vantaggio per 2-0, hanno perso poi per 3-2. Lungo linea di Darko Petrovic intanto, per il secondo punto della Jugoslavia, e la terza conclusione vincente personale di Darko Petrovic. Stanaskovic in battuta. Cantagalli per Toffoli, Lucchetta, pallone recuperato da Urnaut, si cerca ancora Petrovic che realizza un altro punto. Viene comunque a fare bella figura la Jugoslavia. Stanaskovic, Toffoli, Margutti contro il muro a 3, non forse, Stanaskovic recupera, Kulic, ancora palla alta per Darko Petrovic, Gardini è ben piazzato, Toffoli, Margutti, murato ma la fortuna lo aiuta, il pallone sbatte in testa e torna al campo della Jugoslavia. Darko Petrovic non difende Gardini. 3 punti consecutivi di Darko Petrovic, situazione di 4-1 in favore dei nostri avversari in questo terzo set, un set per parte. Jugoslavia ha sbagliato 11 volte in battuta, il che sta anche a significare quanto abbiano forzato in questo fondamentale i nostri avversari e quanto abbiano messo in difficoltà gli azzurri. L'Italia non ha appunto ricevuto bene, ma qualche volta non ha chiuso dei palloni importanti in fase d'attacco.
mentre rivediamo l'ultima azione d'attacco dell'Islanda, che Darko Petrovic, che mura come centrale, spesso va a schiacciare la palla alta alla banda. 4-1 Jugoslavia, Stankovic. Intanto stiamo ancora vedendo l'azione rallentata, arriva il quinto punto, errore, ricezione un po' troppo lungo, questo replay della regia tedesca che non è proprio espertina di pallavolo. 5-1, ancora Tanaskovic in battuta, grossi problemi in difficoltà e ricezione per l'Italia. Cantagalli, palleggio di Margutti, da seconda linea Gardini, Urnaut pronto, Kulic per Zarco Petrovic, fuori questa volta la conclusione del giocatore della formazione di Spoleto. Italia che deve recuperare 4 punti. Schiacciata di Lagusmia, palla toccata dal muro. Mantiene 4 punti di vantaggio la Jugoslavia. Topoli, Margutti, palla tocca alle mani di Petrovic, poi pallone finisce fuori dalla portata dei difensori slavi. Andrea Zorzi batte molto forte al salto, Kulic, ottima la schiacciata, la replica di Lagusmia che arriva da seconda linea, giocatore che si è fatto notare per aver realizzato i cambi palla nel corso del primo set. Buona ricezione di Cantagalli, anche se Topoli si deve spostare. Gutte 1 Italia, 5 Jugoslavia, già disposta in ricezione. Stefano Martini, settimo per l'Italia. Zarco Petrovic ha giocato molto bene nella fase iniziale del terzo set, realizzando 3 punti consecutivi. Zorzi mette il pallone a terra, recupera la battuta. Azzurri che non devono lasciarsi scappare gli avversari. Pulito il pallonetto, Tanaskovic fuori dalla portata di tutti gli azzurri, difesa fuori, vedete quando non forzano con battute al salto gli slavi cercano delle battute molto lunghe. Topoli, c'è ben Urnaut, ecco lo stesso Urnaut, pallone fuori, secondo punto per l'Italia. Paolo Topoli, palleggiatore della squadra azzurra. Out per Kulic, Lagusmia, palla che rimane in campo italiano dopo il tocco a muro di Cantagalli. Vedete un bel primo piano dei numerosi tifosi arrivati dall'Italia con ogni mezzo, treno, aereo e anche con dei camper affittati per l'occasione, ragazzi venuti da Modena, da Ravenna e anche dal Piemonte. 2-5 Luca Cantagalli, fino a battere di precisione, anche se dispone di un'ottima battuta al salto, non c'è scampo per questa combinazione d'attacco della Jugoslavia. 3-5 il punteggio. Ancora Luca Cantagalli in battuta, riceve Urnaut, Kulic, chiamato alla Lagusmia, il muro di Margutti, di prima intenzione, poi Grebic. Italia ha rosicchiato un paio di punti, tentativa muro di Margutti e poi vedete il pallone colpisce praticamente la testa di Zorzi. Tanaskovic prima ci ha messo molto in difficoltà con la sua battuta, anche adesso vedete schiata infrazione agli slavi sul secondo tocco. Petrovic ha messo le mani nel campo degli azzurri, molto fiscale il primo arbitro che è un sovietico dell'Azerbaigian, il signor Samedov, coadiuvato da un secondo polacco, Zelazny. Palla toccata lentamente da Gardini a muro. 5 Jugoslavia, 3 Italia, vedete Gardini invita la calma. Cantagalli, dopo Zorzi, finisce fuori l'attacco di Zorzi, che anche se ha realizzato 7 punti fino a questo momento, non sta certamente giocando la sua migliore partita.
Marcuzzi, si deve spostare Topoli, Giorgi, riprende Urnaut, palleggiare Grebic per Darko Petrovic, pallone finisce a terra, settimo punto per la Jugoslavia e sei sono i punti per Darko Petrovic, Marcuzzi, Topoli, Marcuzzi, Urnaut, dà la possibilità a Kulic di ricostruire l'azione d'attacco, seconda linea Lagusmia, sbaglia completamente la difesa Topoli, ottavo punto per la Jugoslavia, sta prendendo tranquillamente il largo, taglia in difficoltà, Marcuzzi, Topoli per Gardini, fuori dice il signor Samedov, l'attacco di Gardini non è stato toccato da nessun giocatore. Velasco corre ai ripari, vedete Stefano Marcuzzi in panchina, entra al suo posto Lorenzo Bernardi, eccolo subito impegnato in ricezione, riceve bene Gardini, mette il pallone a terra, sei punti di vantaggio per i nostri avversari, tre per chi batte, nove per chi riceve, Andrea Giorgi schiacciatore della Mediolanum porta molto in battuta ma riceve bene Urnaut, Petrovic manda però fuori, allarga troppo la sua veloce in diagonale, 4-9, ancora Zorzi in battuta, continua a forzare, questa volta un po' di problemi in più, ricezione, palla staccata per Grebic, Lucchetta si tuffa e difende, Petrovic murato da Gardini, Pulic chiama ancora la Guzmia, Zorzi, c'è stato un tocco a rete, secondo arbitro Zelasny dice che è stato Paolo Topoli a toccarla. Così c'è il cambio di battuta. Vladimir Grebic, giocatore del Mladost di Zagabria. Cantagalli. Topoli chiama Giorgi che mette a terra il pallone. Lorenzo Bernardi. Sei punti da recuperare per l'Italia. Sposta Kulic, palleggia ancora per la Guzmia, giocatore che ha creato grandissime difficoltà agli azzurri sia a muro che in difesa. Petrovic. Sbaglia Petrovic, tredicesimo errore per la Jugoslavia. Battuta. Gardini. La Guzmia non riesce ancora una volta il muro azzurro a prendere il giusto tempo. La Guzmia realizza l'ennesimo cambio palla. Fa bene a lasciare Bernardi. Punteggio sempre fermo sul 4-9. Kulic. Palla alta. L'onnipresente la Guzmia. Giocatore di 2 metri e 6 centimetri, gioca nella formazione del Vojvodina di Novi Sad. Zorzi murato ma recupera Cantagalli, qualcuno ha toccato la rete, si tratta di Zorzi. E arriva il decimo punto. Vedete che Velasco fa entrare Gianni al posto di Andrea Zorzi, quindi Andrea Gianni giocherà come schiacciatore opposto in questo momento. Lucchetta, Gardini per Topoli, chiamato Cantagalli che brucia muro avversario con un lungo linea rapidissimo e molto potente. Vediamo se adesso Cantagalli proverà magari a battere al salto, niente, non rischia Luca, batte lungo, Kulic si deve spostare, Gardini è pronto, poi c'è Topoli, palla alta per Bernardi, murato Bernardi ma c'è Lucchetta che ha difeso molto bene, schiata però infrazione. Pallone era scivolato sul giocatore azzurro. Siamo sempre sul 10-4 per la Jugoslavia. Bernardi si tuffa e riesce a recuperare. Lucchetta. Ancora la schiacciata vincente per la Jugoslavia, questa volta è di Grebic.
time out chiesto da Giulio Velasco. Italia in grandissima difficoltà sia nel corso del primo set, che poi ha perso 17-15, sia in tutto questo terzo set, dove gli azzurri non riescono né a trovare il giusto tempo a muro, ma soprattutto per lunghi momenti hanno sbagliato un po' troppo nel fondamentale della ricezione. E siamo così sul punteggio di 11-4 contro questa Jugoslavia, che ha due punti, ha vinto l'incontro con la Francia, ha perso quelli con Olanda e Bulgaria in maniera clamorosa. Squadra che se avesse potuto disporre di Nurko Kautovic, schiacciatore che mira il campione italiano Falconara, sicuramente sarebbe stata una squadra molto più pericolosa. Bernardi, Topoli, Rivaggiani, Nauta aveva toccato il pallone ma poi nessun compagno è riuscito a difenderlo. Ben 7 punti dividono le due squadre adesso, 4-11. Andrea Lucchetta, Kulic, Lucchetta, ottimo salvataggio, arriva poi Gianni che si fa murare, si arrabbia, non inquadrato Andrea Lucchetta, dopo una strepitosa difesa Gianni ha sbagliato un pallone non difficilissimo. Bernardi, Topoli, ancora Gianni, cerca di forzare ma il muro jugoslavo risponde bene, arriva Gardini, allora mette il pallone per terra. Velasco le sta provando un po' tutte, sono rimasti in campo sempre solamente i due centrali, Gardini e Lucchetta. Urnaut, Kulic, Petrovic non forza, finisce fuori la sua combinazione in veloce, 5° punto per gli azzurri. Andrea Gianni, Kulic, fuori la schiacciata di Lagusmia e commette finalmente un errore. Questo punto, time out chiamato adesso da Kulic, che è l'allenatore della Jugoslavia, ed è importante vedere come nella Jugoslavia di pallavolo giochino vari giocatori delle diverse etnie, sono serbi, croati e sloveni, anche se il grosso della formazione è rappresentato dai giocatori del Partizan di Belgrado. Si riprende dopo il time out richiesto da Grozdanovic, 6 per l'Italia, 11 per la Jugoslavia, un set per parte, 17-15, 32 minuti Jugoslavia, 15-6, 23 l'Italia. Passa molto corto Gianni, Kulic, Lagusmia, pallone è stato toccato a muro da Gardini, subito il cambio palla. Vladimir Grebic, 21enne del Mladost di Zagabria, Cantagalli riceve bene, Topoli, combinazione veloce con Gardini, interviene in palleggio Lucchetta, combinazione ancora con Gardini, questa volta di veloce dietro. Bernardi, dopo che abbiamo rivisto la combinazione di Andrea Gardini, Bernardi in battuta, Urnaut riceve molto alto, lo stesso Urnaut che va a schiacciare, non chiude bene il muro azzurro. Si arrabbia Velasco con Cantagalli che ha messo male le mani. Eccolo Cantagalli impegnato in una buona ricezione, quando la ricezione funziona si sa, gioco più facile anche organizzare le veloci. Intanto va a riposarsi anche il capitano Andrea Lucchetta, entra al suo posto Claudio Galli. Andrea Gardini che in questo momento è il capitano in campo, visto che è uscito Andrea Lucchetta, visto che non c'è neanche Zorzi. Topoli tocca solamente il pallone, Claudio Galli entra per la prima volta in campo in questa 17esima edizione dei campionati europei, 11-6 Jugoslavia. Eccolo subito impegnato in schiacciata veloce, difende molto bene Petrovic, quarto tocco perché non è passato. L'attacco di Kulic,
Topoli. Kulic, palla alta per la Guzmia, Gardini difende male, ma Topoli arriva ugualmente, arriva accanto a Galli, Petrovic è ben piazzato, palleggiatore Kulic si inserisce, la Guzmia, questa volta Gardini è molto bravo, palla alta per Andrea Giani che si fa murare, non è una gran giornata lo schiacciatore della Maxicono di Parma, il peggio rimane fermo sull'11-6, vedete ha tirato Giani. È stata la perentoria risposta del muro della Jugoslavia che adesso però sbaglia in battuta per la 15ª volta e rientra Andrea Giorgi, infatti dicevamo della non ottima giornata di Andrea Giani. Cantagalli, Kulic non riesce neanche a effettuare l'alzata in bunker sulla cattiva ricezione. Settimo punto per gli azzurri, Luca Cantagalli ancora. Burnout riceve per Kulic, arriva la Guzmia, murato da Bernardi. A Maxicono di Parma, il peggio rimane fermo sull'11-6, vedete ha tirato Giani. È stata la perentoria risposta del muro della Jugoslavia che adesso però sbaglia in battuta per la 15ª volta. E rientra Andrea Giorgi, infatti dicevamo della non ottima giornata di Andrea Giani. Cantagalli. Kulic non riesce neanche a effettuare l'alzata in bunker sulla cattiva ricezione. Settimo punto per gli azzurri, Luca Cantagalli ancora. Burnout riceve per Kulic, arriva la Guzmia, murato da Bernardi. Esplode la gioia di Lorenzo Bernardi per l'ottavo punto degli azzurri, mentre la Jugoslavia effettua qualche cambio, col numero 13 entra Goran Vujovic, va a riposarsi Petrovic verosimilmente per il giro di seconda linea, eccolo subito impegnato in ricezione Vujovic, muro di Giorgi, interviene bene Bernardi, poi Topoli non può neanche palleggiare. Altre cose era giocatore di seconda linea, quindi se avesse mandato il pallone in campo della Jugoslavia sarebbe stato fallo. Stanaskovic, cui battuta ci ha messo sovente in difficoltà. Cantagalli, Topoli, arriva Giorgi con un solo passo di rincorsa, chiude l'invito di Paolo Topoli, eccolo il regista azzurro. Claudio Galli batte troppo lungo, pallone che finisce fuori di un soffio. Questi è Petrovic, questo invece è la Guzmia. Cantagalli per Topoli, arriva Giorgi, bravo, chiude il pallone proprio al limite dei 9 metri. Tre punti ancora da recuperare per gli azzurri, vedete Bernardi, Topoli, Gardini in prima linea, Giorgi che forza molto in battuta al salto, Kulic in sospensione, fuori la schiacciata di Grebic, nono punto Italia. Ancora un cambio, va a riposarsi Stanaskovic, entra col numero 10 Ristic, 24enne del Bosna di Sarajevo. Zorro Giorgi, Kulic, palla stata nettamente purtroppo toccata dal muro italiano. 11-9, servizio che torna nelle mani dei nostri avversari. Rebic, Cantagalli per Topoli, Gardini, rimane fermo il muro slavo. Gardini tranquillamente, vedete, accennato con grande ritardo il muro. Kulic, la Guzmia tocca il muro di Gardini, la difesa poi non riesce a intervenire. Intanto rientra in campo Stanaskovic, sicuramente uno dei migliori in campo per la Jugoslavia fino a questo momento. Darko Petrovic, Bernardi per Topoli, Giorgi,
difende molto bene la Jugoslavia, va a palleggiare Bernardi, veloce con Gardini, poi c'è Kulic, la Gusmia tiene bene il muro azzurro, palleggio che tolta di Urnaut per la Gusmia, seconda linea, Giorgio è ben piazzato, Topoli chiama Cantagalli, ottima schiacciata di Cantagalli e c'è il cambio di 9 per chi batte, 11 per chi riceve, Gardini, centrale del Messaggero, Urnaut, il muro, e azzurri fa rimanere il pallone nel proprio campo, vedete il muro di Cantagalli e Galli e poi tentativo disperato di Topoli, completamente sbagliata la ricezione, Cantagalli sulla buona alzata di Topoli, Kulic, Bernardi bravissimo in difesa, Cantagalli che spreca, un buon recupero di Lorenzo Bernardi, 12-9. Cantagalli, palleggio palloso, ha aspettato un attimo sovietico Samedov e poi ha preso la decisione di fischiare. Topoli in battuta, batte molto lungo, riceve Urnaut, la Kuzmia gira troppo il pallone, il muro di Giorgi alla meglio, 10° punto per l'Italia. Kulic, arriva Urnaut, questa volta è Cantagalli fermare le operazioni d'attacco della Jugoslavia, 11-12, al numero 9 entra Kovac, va in panchina Vladimir Grebic, quello subito impegnato in ricezione, la Kuzmia fuori il suo attacco e siamo 12-12. Azzurri hanno recuperato una situazione molto sfavorevole, c'è il time out adesso chiamato dalla Jugoslavia, 12-12, un set per parte, 17-15 Jugoslavia, 15-6 azzurri. Ne approfittiamo per ricordare che nel girone di Karlsruhe la Polonia ha battuto la Germania per 3-2, però questo non dovrebbe compromettere troppo il cammino della Germania, che è una squadra ormai quasi sicuramente che giocherà sabato alle ore 14 contro l'Italia in semifinale. La Finlandia ha battuto addirittura la Svezia, quindi è finito il ciclo di una grande squadra, qualche anno fa più di una volta ci ha battuta e che poi noi per fortuna battemmo nella finale dei campionati europei 2 anni fa. In 2 anni questa squadra ha un po' perso lo smalto e adesso si troverà addirittura a giocare probabilmente le finali dal 9° al 12° posto. Un punto direttamente su battuta di Paolo Topoli, su problema naturalmente lui per l'Unione Sovietica che è ancora punteggio pieno. Topoli, riceve Urnaut, Kulic per Zarco Petrovic, Gardini, palleggio alto di Giorgi, Cantagalli tira molto forte in diagonale, ancora Giorgi che recupera, poi c'è Topoli che serve lo stesso Giorgi, murato dalla Kuzmia e Tanaskovic. Andrei Urnaut, Gardini, Topoli per Galli, fuori la veloce di Claudio Galli, 13-13. Ancora Urnaut, Gardini, problemi, tira di prima intenzione Grebic, Kulic chiama la Kuzmia, il muro di Giorgi finisce, Andrei Urnaut sbaglia malamente, primo setball, commette invece il 16° errore in battuta. Cantagalli, un punto da recuperare per l'Italia, fuori l'attacco della Jugoslavia, protestano i nostri avversari perché a loro dire il pallone sarebbe stato toccato a muro, 14-14. Cantagalli, attacco della Jugoslavia, difende bene Gardini, palleggio alto di Topoli per Bernardi, il pallonetto di Bernardi, Kulic chiama Zarco Petrovic,
Bagher di Cantagalli, Topoli, Bernardi, Murato Bernardi, il pallone poi ha toccato ancora una volta lo schiacciatore della Sisley di Treviso. E siamo sempre sul 14 pari, Stanatovic, Cantagalli, Bernardi, difende bene Andrei Urnaut, Petrovic chiude nei 3 metri, bellissima schiacciata di Darko Petrovic con un colpo di polso, 15-14, seconda palla a 7 per la Jugoslavia, sprecato la prima in battuta, intanto è stato un cambio in regia, entrato De Giorgio al posto di Topoli. Fuori ancora una volta, due set ball della Jugoslavia e due palloni sprecati in battuta. Claudio Galli in battuta, eccolo il centrale della Mediolanum. Pulic, fuori ancora la risposta di Gardini e Bernardi a muro. Come sia quasi diventata una maledizione Jugoslavia ogni volta che ha set ball sbagliano la battuta. 3 Zorzi, Urnaut, 15 pari, tutto realizzato direttamente da Andrea Zorzi, sono 9 per lui le conclusioni vincenti, ripristinata la situazione di parità. Stanaskovic, Kulic, Murato Petrovic, ancora Kulic che può alzare per la Gubnia, il muro azzurro sta tenendo abbastanza bene questa azione, bellissima la difesa di Cantagalli, c'è poi il bagger di Zorzi, Bernardi a seconda linea ma non può forzare. Pulic lotta a rete, la meglio momentaneamente Gardini, seconda linea Grebic senza forzare, De Giorgi il pallonetto, si tuffa molto bene la Gubnia, fuori però l'attacco della Jugoslavia, Italia che con un po' di sofferenza va in vantaggio 16-15, adesso saranno gli azzurri ad avere a disposizione una palla a 7, sempre con la battuta di Andrea Zorzi. E 17-15, direttamente un ace su battuta di Andrea Zorzi, Italia che si sveglia nel finale e che in vantaggio ora per 2-7-1.